Salve, sono Urbano della Sani Moreno, Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento l'ultima arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bellissima Volkswagen Polo dell'anno 2020, specificatamente del mese di gennaio. Si tratta di un 1000 a metano, quindi l'allestimento TGI, 90 cavalli, con, attenzione, la possibilità, questa vettura nello specifico, di essere guidata, la possono guidare i ragazzi e ragazze neopatentate. Andiamo a vedere adesso le specifiche della nostra carrozzeria. Intanto da dire questo, è l'allestimento migliore che potevamo avere della nostra Polo, quindi allestimento Highline, con in più la specifica esterna dell'allestimento R-Line, quindi impostazioni visive esterne sportive che comprendono praticamente le minigonne laterali sotto, cerchi in lega di colore grigio scuro da 16 pollici nella zona posteriore e spoiler prolungato nel portellone posteriore, mentre anche il paraurti anteriore è di impostazione sportiva con tutti questi spoilerini, sensori di parcheggio posteriori, parcheggio anteriori, mentre i fari anteriori sono completamente a LED, specchietti esterni ripiegabili elettricamente. E siamo adesso all'interno della nostra auto, andiamo a vedere le specifiche. Prima di tutto guardiamo il nostro cruscotto, bellissimo, moderno, come potete vedere, con tutti i display grandi al loro posto in pronta visione. E il nostro cruscotto risulta molto bello anche questo da vedere, non ci sono graffi, non ci sono usure, quindi veramente molto molto bello. Nella console centrale troviamo il cambio manuale a 6 marce, che è, diciamo, la specifica delle vetture a metano, climatizzatore automatico bizona, interruttore per vedere le posizioni dei sensori sia anteriori che posteriori, display centrale grande che con un semplice tocco io posso andare a cercare comunque le mie stazioni radio. Abbiamo poi il menu dove io posso andare a cercare le funzioni che io voglio. Le principali sono, vi ho già fatto vedere, l'autoradio, il viva voce tramite il Bluetooth, quindi molto importante per fare le telefonate mentre viaggiamo, l'app Connect, che tramite Android Auto oppure Apple CarPlay possiamo abbinare il nostro cellulare e avere altre funzioni. Una di queste, per esempio, è avere la cartina del navigatore tramite Google Map. Quindi attacchiamo il cavetto, pigiamo i nostri interruttori e ci troviamo la cartina del navigatore. Sulla sinistra, volante multifunzione con gli interruttori per richiamare tutte le funzioni che abbiamo detto. Limitatore di velocità, dopodiché abbiamo anche il line assist. Nel cruscotto abbiamo i due indicatori, uno del metano, in questo caso non c'è il metano quindi è assente, e troviamo anche la spia gialla che ci avverte di andarlo a naturalmente a mettere. Sulla destra invece abbiamo il segnalatore della nostra benzina. Vettura solamente 103.900 km, quindi una vettura ancora tutta da sfruttare, e torno a dire, può essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentate. E anche la nostra tappezzeria interna risulta bellissima da vedere, di questo tessuto nero. Sedili ampi dove troviamo una bella seduta,
e come potete vedere sono molto molto belli, non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette, molto molto importante anche questa cosa. Come il nostro solito, le tappezzerie delle nostre macchine usate vengono lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. E infatti il risultato è proprio l'avere un interno, un abitacolo della vettura pulito, bello, profumato, quindi un'accoglienza veramente eccellente. Passando al vano bagagliaio, anche questo risulta bello, spazioso, un pochino meno della berlinetta normale, perché l'allestimento a metano sotto il pianalino ha, diciamo, le bombole del metano con il suo rivestimento in lamiera come protezione dell'abitacolo, quindi ci ruba un pochino 7-8 cm in altezza, però rimane comunque ampio. Anche questo è bello, pulito, perché ha avuto la stessa lavorazione della tappezzeria anteriore, quindi lavato e igienizzato a vapore. Passiamo al vano motore con tutti i suoi componenti al loro posto. Al loro posto perché questa vettura in particolare ha avuto tutta la manutenzione specifica nei service Volkswagen, quindi una vettura veramente anche controllata sotto il profilo meccanico. Dopodiché, prima di essere messa in vendita, viene ulteriormente controllata presso il nostro service, naturalmente Volkswagen, come? Seguendo una checklist multicontrollo interna, dove sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi quanto più affidabile possibile. Ci viene poi abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni, che vi saranno naturalmente spiegate in sede nel caso ce ne fosse il bisogno. E a questo punto salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. E adesso siamo all'interno della nostra auto e andiamo a fare questo giro di prova, a provare tutti i nostri componenti. Intanto la frizione. Oppure partiamo dalla posizione di guida. Bella, comoda, perché il sedile è veramente ampio, quindi come seduta, quindi ci stiamo bene, bene dentro. Pedale della frizione morbido, con un ottimo stacco, e quindi anche il cambio lo sentiamo preciso negli innesti, senza nessun tipo di gioco. Quindi guidabilità veramente buona. La vettura va dritta su strada, e questo vuol dire che l'assetto, anche questo, è buono, non ci sono nessun tipo di rumore. La scatola di guida, anche questa bella e precisa, senza nessun tipo di gioco, quindi tornando a dire, la guidabilità, la sensazione di guidare questa vettura è veramente eccellente. Andiamo a sentire il lavoro delle nostre sospensioni nella classica strada con le buche. Ebbene, sentiamo sì il loro lavoro, ma l'interno abitacolo è veramente silenzioso, nessun tipo di rumore, nessuna vibrazione. Quindi ragazzi e ragazze neopatentate, questa è un'ottima vettura per incominciare a guidare. Completamente funzionante, quindi pronta per essere acquistata e naturalmente guidata. Possiamo anche presentarvela in anteprima, senza venire in un primo momento in salone. Come? Con una videochiamata tramite WhatsApp. Vi possiamo spiegare ogni punto, pregi e difetti. Almeno quando deciderete di venire la conoscete già. Passiamo alla meccanica. È il motore 1000, 3 cilindri, 90 cavalli, quindi 66 kW. Turbo. Turbo cosa vuol dire? Che abbiamo una bella guidabilità, una macchina, una vettura pronta, bella, scorrevole su strada, gradevole proprio nella guida. Non è la classica macchina a metano chiocciolona che non va,
è una macchina che va veramente veramente bene, bellissima sensazione quindi di guida. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. Vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi su Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucetti. Un grazie per l'attenzione, vi aspettiamo a questo punto presso il nostro punto vendita di Fucecchio, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e, come diciamo sempre, alla prossima vettura!